Conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi di Magliano di Tenna. Per Cronache Firmane, il sindaco Pietro Cesetti ci riassumerà brevemente tutte le attività previste. Quest'anno iniziamo proprio oggi, che è il 21 di giugno, il solstizio d'estate. Speriamo che sia di buon auspicio, non solo per le manifestazioni di Magliano, ma anche per tutto il comprensorio. Noi nel nostro piccolo non abbiamo programmato, diciamo, eventi soprattutto a livello musicale o di musica live, perché comunque lo stanno già facendo altri comuni, però puntiamo molto su una manifestazione che è Sciabbi al Borgo, che si terrà il 9 e il 10 di luglio. E qui a fianco a me c'è la nostra compaesana, concittadina Francesca Iori, che è la presidente dell'associazione, che praticamente ci supportano in questo evento che è molto importante. Come sapete, negli anni passati si sono svolte quattro edizioni a Torre di Palme, e poi c'è stato purtroppo, sono stati i 2 anni di stop a causa pandemia. Quest'anno è una rinascita. In questo nostro stupendo borgo, che è veramente di una bellezza infinita, voglio ricordare anche il nostro sito web turistico promozionale, appunto, che si chiama www.maglianobellezzainfinita.it. Noi stiamo, come amministrazione comunale, stiamo investendo molto nel turismo e nella promozione, perché crediamo che sia un settore che avrà futuro, perché le Marche sono meravigliose. Perché noi abbiamo delle eccellenze straordinarie, non solo di enogastronomia, ma di territorio, di paesaggi, di natura, di beni architettonici veramente straordinari. E quindi noi nel nostro piccolo faremo la nostra parte, e Sciabbi al Borgo si inserisce appunto in questo contesto di rilancio, rilancio vero e proprio, ma direi anche rinascita, perché abbiamo il nostro borgo, che addirittura ci sono 6 cantieri aperti, quindi quest'anno questa grande affluenza di pubblico e di espositori da tutta Italia un po' ci preoccupa, nel senso che lo spazio è anche ridotto per questi cantieri, ma che per noi ha un senso di ripartenza. Quindi questo lo voglio sottolineare, perché abbiamo bisogno di un sostegno anche di persone di fuori, che non solo ammirino le nostre bellezze, i nostri tesori, i nostri sapori, ma anche che, insomma, questa voglia, questa forza di rinascita e di ricostruzione, anche se poi Magliano non fa parte del cratere sismico, ma ripeto, ognuno ha avuto i suoi danni, chi più chi meno, purtroppo. Però quest'anno 2022 veramente dovrebbe essere, ed è sicuramente, la ripartenza vera e propria. Poi abbiamo un'altra manifestazione che ci tiene impegnati praticamente tutto il mese di luglio, tutte le serate, che sono i giochi tre contrari, che noi abbiamo recuperato e ripristinato l'anno scorso, e ha avuto un successo incredibile di partecipazione con le nostre 5 contrade, che si contendono in varie discipline, diciamo, sportive, ma più che sportive, di convivenza sociale, di ritrovo delle varie famiglie, giovani, anziani, uomini, donne, con queste competizioni di calcetto, volley, tiro alla fune, tiro con l'arco, disco, la bocce, Tutto. cioè di tutto e di più, insomma. Veramente l'anno scorso è stato un successo straordinario, quest'anno lo sarà lo stesso, perché c'è sicuramente di più, c'è un coinvolgimento di tutta la popolazione, e siccome sono poi giochi che sono praticamente riservati esclusivamente a residenti, quindi non ci saranno campioni presi da fuori per evitare, insomma, discriminazioni. E poi abbiamo, Bene. insomma, molte molte altre iniziative. In questa settimana iniziamo questa sera con festeggiamo con la presenza di Michele Mercuri, sta nota scrittrice, festeggiamo, diciamo, l'avvenimento della manifestazione del rifugiato, la giornata del rifugiato. Poi da giovedì, venerdì e sabato sera abbiamo 3 serate dedicate alla birra artigianale locale, con dell'ottima musica, con dei gruppi musicali straordinari, tutti del luogo, diciamo del comprensorio, perché una nostra caratteristica è quella di valorizzare gli artisti comunque nostri, del nostro territorio. E poi domenica sera abbiamo invece una cosa particolare che riguarda proprio i maglianesi, nel senso che c'è stata un salvataggio, tra virgolette, di queste bobine
di un fotoamatore maglianese che dagli anni 40 fino al 65 sistematicamente ogni anno filmava la popolazione, i ragazzi, le scuole, il trenino che veniva da San Giorgio fino a Mantova, e quindi abbiamo masterizzato, digitalizzato queste pellicole recuperandole dagli archivi del comune, e quindi verranno proiettate domenica sera. Sarà un coinvolgimento anche qui molto molto intenso, perché insomma i nonni di adesso si rivedranno bambini dell'epoca, insomma degli anni 40, 50 e 60. Poi abbiamo altre iniziative che magari poi ne parleremo di volta in volta, settimana in settimana, fino al 4 di settembre, che è la fine della festa, poi dei 4 giorni di festeggiamenti del patrono San Gregorio Magno. C'è anche il concerto della Corale di Magliano, che riprende l'attività dopo questo stop doloroso dei 2 anni di pandemia. Immaginate voi, in certi periodi facevano le prove con le mascherine, insomma una cosa veramente incredibile, quindi c'è questa ripartenza. Grazie, buona estate, grazie.